Dico che non ho mai dormito da ieri perché pensavo di trovarmi col soffitto della camera giù. Giancarlo e la moglie non hanno voluto lasciare la loro amata casa, lo faranno solo se costretti. Domani a Tere Comune hanno già programmato un sopralluogo per capire quale sia l'entità dell'intervento che dovrà essere fatto nel loro appartamento dopo la caduta dei calcinacci dal soffitto della scorsa notte. Un sopralluogo che riguarderà anche le altre palazzine, costruite tutte come quella interessata al crollo negli anni 70. Quello che è accaduto non poteva essere previsto e dunque evitato, ci tiene a sottolineare Leopoldo Passazzi al vertice dell'azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco Veneto, che ci spiega. Il campanello d'allarme nostro sono gli inquilini, perché se da loro arriva un messaggio ovviamente di pericolo, la segnalazione di qualche necessità, quello ci consente di intervenire preventivamente. In quell'immobile e in quell'edificio, in quel condominio, non c'era nessuna avvisaglia. Pochi i fondi in capo agli enti, cui competono gestione e manutenzione degli immobili, che a Castelfranco sono in tutto 450. Ultimamente, le risorse che avevamo a disposizione non erano tantissime per poter fare grossi interventi di manutenzione. Abbiamo cercato di preservare il patrimonio, che è tanto ed è importante. Ad oggi sono in fase di assegnazione 36 appartamenti, conferma il sindaco Stefano Marcon, mentre sono ancora 151 le famiglie in lista d'attesa. Per nuove assegnazioni servirà completare altri interventi, spesso più importanti e onerosi. Sono stati intercettati contributi per 3 milioni di euro in base ad una progettualità portata avanti dall'azienda che ha individuato le priorità. E quindi con questi 3 milioni noi andremo a rimettere in pista 128 appartamenti del nostro patrimonio. È già stato percorso un istituto simile nel passato e ha intercettato contributi per circa 800 mila euro e anche lì sono stati riqualificati 40 appartamenti.